Stasera si parla di cibo toscano, di convivialità. La cucina cosa significa per te? Abbassa la telecamera, perché la domanda sta qua, la risposta sta. E cosa significa per me la cucina? No, la cucina, ragazzi, è... Allora, in Italia siamo veramente fortunati, perché per chi ha avuto la fortuna di girare un pochettino il mondo si rende conto che poi quando torna in Italia, cioè, il cibo italiano è buono tutto, dal pane all'olio, al vino, eccetera, due cose messe insieme sono un delirio. No, la cucina italiana per me è fondamentale. Devo dire sinceramente che quella toscana, quella pugliese e anche quella siciliana non mi disgarbano. Il piatto preferito toscano ce l'hai? Questo è un piatto tipico. Però se io qua ci metto tre o quattro cose, a te ti cambia qualcosa? Perché è un piatto. Ci metto il lampredotto, la pappa e il pomodoro. Vuoi tralasciare un po' di finocchiona con un po' di salame toscano? Via. Il prosciutto di Prato Magno. Vado avanti? Ce n'è veramente una quantità industriale. E piatti toscani per me è veramente una cucina fantastica. Sono piatti poveri, perché si dice la pappa e pomodoro è fatta veramente difficilissima da fare, però fatta con cose umili. La cucina toscana a me piace veramente tanto tanto tanto. Com'è nato questo format social Buona Pesca? E volevo chiederti se poi li cucini questi pesci che peschi. Allora, innanzitutto il pesce no, perché noi siamo catch and release, ovvero sia pesco cercando di fare meno danno possibile, cioè con ami senza ardiglione, almeno il pesce va via da solo, tante volte senza neanche toccarlo, quindi catch and release, pescare e rimettere in acqua, senza retino e senza reti per tenerli. Nasce da una passione che da bambino mi è nata, avevo 7 anni, mia madre mi portava a pescare in Arno quando ancora c'erano i pesci e non i siluri di 4 metri che si mangiano qualsiasi cosa. E poi che succede? Succede che incontro un calciatore che è Igli Vannucchi, io sono appassionato di calcio e Igli Vannucchi ce l'avevo nel fantacalcio, facevo un programma su Sky, sulla pesca, e mi dicono, sai c'è Igli Vannucchi che pesca, perché non lo invitiamo a pescare? Volentieri. E purtroppo non siamo gay nessuno dei due, cioè lui ha 3 figli, io ho una moglie, mi piacciono da impazzire le donne, ci siamo innamorati subito e da quella volta non ci siamo più mollati, siamo andati a pesca insieme. Poi una volta con il telefonino abbiamo buttato il video su YouTube e abbiamo visto 3, 4, 5 mila, 6 mila visualizzazioni e ho detto boh, perché non se ne butta altri? Abbiamo fatti altri, poi è nato un sito che è buonapesca.it e poi un canale YouTube. Ma la cosa fondamentale della pesca, nel mio caso, è il divertimento, passare una giornata all'aria aperta, l'educazione, perché io quando vado sul fiume vedo tutte le schifezze delle lattine, delle bottiglie, io mi incazzo come una biscia. Però i pescatori intelligenti ci sono all'ascolto, quindi ti metti una busta di plastica e raccatti quello che vedi, quindi vai via e pulisci anche il fiume, poi passi la giornata con l'amico, trovi gli alimentari, quindi prima di andare a pesca io e Igli ci si ferma, ci si fa, no, non pensare male, c'è 2 fette di pane così con dentro o la salsiccia cruda che non si potrebbe mangiare ma con lo stracchino va bene, tutte le cose per mangiare e poi si va a pesca. Quindi è divertimento, pesca, passione, amicizia. Ecco, questa è la nostra filosofia di pescare.